E bella a tutti ragazzi, ben trovati in questo nuovo video. Io sono il vostro Mr. Bisticca ed oggi sono in me e ci troviamo qua con la nostra video carriera allenatori con l'Arsenal. Allora ragazzi, partiamo subito col simulare la partita contro il Sunderland. Dovrebbe essere una partita abbastanza tranquilla. Sunderland 17esimo in classifica. 3-1, Ronaldo, Danilo e Musacchio portano ancora a casa i 3 punti dopo i buoni risultati che abbiamo ottenuto anche nello scorso episodio. Atletico Madrid, Gabriel Jesus, non siamo interessati a Jesus, va bene. Ora guardiamo un attimo cosa fare. Allora, intanto, José María Jiménez, rifiutiamo ragazzi per gli stessi motivi dello scorso episodio, ovvero i difensori ce li teniamo. Maguain lo mandiamo subito così al Crewe Alexandra, perfetto. E va bene, facciamo un'altra offerta per Gabriel Jesus, leviamo Akpom e offriamo 4 milioni e 8 cash, senza contropartite, senza niente di niente, e andiamo avanti subitissimo. Allora abbiamo due email. Oh, lo vogliono tutti sto José María Jiménez, signori. E boh, facciamo così allora. Facciamo un prezzone, 45 milioni. Non sono anche tanti. Ma facciamo proprio 50. 50 milioni per José María Jiménez. Siccome non lo vorrei vendere, per 50 milioni ci compro la sua riserva, la riserva della riserva, il sostituto. Quindi, ragazzi, a quella cifra va bene, se no, niente. Allora, per Verratti sono un po' pochi, 55 milioni. Loro ne vorrebbero 81. Veniamoci incontro. Proviamo a fare 65. Poi tanto di più. Non me la sento di andare, anche perché più o meno con 65 milioni ci prendo sia Marchisio che Fabregas, quindi insomma non è che ci convenga proprio più di tanto. E intanto Marchisio ha accettato. Allora aspettiamo un attimino, aspettiamo un attimo perché sentiamo un po' cosa da dirci anche Fabregas. Benfica prezzo troppo alto, Napoli, ok, allora non c'è una squadra rivale, visto precedente. Ah, perfetto. Bene, Renato Sanchez, ragazzi, facciamo un'altra offerta. Alziamo a 26 milioni. A questo punto forse faccio prima Daniele più di 30 e chi si è visto si è visto. Ragazzi, Fabregas, non sto neanche a fare un'altra offerta perché tanto si dice che non vuol venire perché siamo una squadra rivale e non c'è. E chi lo smuove? Musacchio, 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 Musacchio dei miei stivali. Mi hai rotto, cioè, Temporino sei un grande. Mi hanno rotto il cazzo di chiederti, cioè, il fatto che. Basta, anche voi mi avete rotto i coglioni. Vaffanculo. I difensori. Ora alla prossima li metto rifiuta e veto ulteriori offerte perché è una cosa impossibile. Bene, Gabriel Jesus. Bene, bene, Gabriel Jesus. 4 anni. Giocatore sporadico, prima squadra. E abbiamo un nuovo attaccante. Perfetto, quasi sicuramente. Comunque, Maguain l'abbiamo venduto. Questo ho già fatto. Ok, anche Verratti offerta accettata. Benissimo. Facciamo 240. 3 anni, giocatore. Importa, no, chiave prima squadra, cazzo dico, perfetto. Ok, e abbiamo sistemato anche questa. Allora, niente, continuiamo ad andare avanti per il momento. Abbiamo un'email, offerte per Danilo e Miasga. Allora, Danilo è un po' problematico sostituirlo perché penso che sia il terzino destro più forte in circolazione. Allora, facciamo così. Spariamo un'offertona altissima. Cioè, o meglio, una controfferta altissima. 80 milioni. Anzi, 80 milioni per un terzino destro sono una marea. Una marea, però. Non si sa mai. Miasga, intanto ce lo teniamo, perfetto. Ci dovessero. Cioè, ci riuscissero a dare 80 milioni. Vabbè, ce lo vendo anche quasi volentieri. Altrimenti me lo tengo io. Adesso volevo mettere vendere innanzitutto però Akpom perché se no non ce ne liberiamo più. Quindi lo mettiamo subito a vendere. E diamo un attimo anche un'occhiata a qualcun altro da poter vendere. Perché allora beh, in difesa questi vanno più che bene, ce li teniamo tutti. Terzini ad ora andrebbero bene. Non abbiamo il sostituto, però comunque va bene lo stesso. Facciamo così. Centrocampisti. Teniamo questi, magari Kroos lo possiamo anche mettere a vendere, ma quasi quasi anche Bieri, che tanto ragazzi se non giocano cosa me ne faccio? Niente.
Tanto poi se ci prendiamo anche Renato Sanchez abbiamo comunque una riserva in più, loro non giocherebbero più. René Adekame si fanno benissimo. A destra abbiamo promesse Alex De Chamber, una sinistra Depay, Neymar, in attacco Ronaldo e Origi e forse anche Gabriel Jesus. E quindi ci potremmo stare. Beh, ci possiamo stare. Sì, andiamo alla partita, stiamo automaticamente i giocatori e simuliamo anche contro lo Swansea in FA Cup. Questa deve essere una partita semplicissima. Voglio sperare che non ci deludano i nostri giocatori. Infatti skip 3-0, James, Neymar, Origi. Espulso però Jones. Va bene, lo stesso, non è un problema. Allora, 4 email, Grecia. E rifiutiamo la Grecia. Poi abbiamo qui World Pros. Sì, vabbè, tranquillo. Squalificato gioco. Allora, ragazzi, a questo punto dobbiamo semplicemente scegliere. E allora, partendo dal fatto che Marchisio costa la metà, perché Marchisio costa la metà, 38,65, non è proprio la metà, però insomma siamo lì, uno verrebbe 70, cioè il doppio di Marchisio sarebbe 76,65, insomma, siamo più vicini alla metà che al suo prezzo, quindi insomma, già questo, a stipendio siamo lì, a overall è lo stesso. Chiaramente c'è la differenza di età. Marchisio ha 32 anni, Verratti ce n'ha 25. C'è da tenere conto, ragazzi, però, che noi dell'età non ce ne frega una minchia. Perché tanto se la prossima stagione non la giochiamo, cosa ce ne frega di avere un Verratti? Cioè, nel senso, o che già abbia 7 anni in più o in meno il centrocampista, a noi non ci cambia niente. Perché tanto non dobbiamo farci carico del problema dell'invecchiamento del giocatore. E quindi ragazzi, penso si sia già capito che io Verratti lo rifiuto e mi vado a prendere Marchisio. Anche perché ragazzi, secondo me Marchisio è più forte di Verratti. Poi magari voi dite, sei un coglione, dovevi prendere Verratti, non capisci una sega, sei una testa di cazzo. Pazienza, ragazzi. Mi piaceva di più Marchisio. Boom, eccolo qua. E va bene, va benissimo. Ora l'unico problema... No, in realtà non ci sanno, non abbiamo problemi perché comunque siamo organizzati con tutti. Perfetto, no ragazzi, perfetto. Meglio di così, secondo me, non potevamo sostituirlo. E adesso, più che altro, abbiamo ancora un sacco di soldi da poter spendere. Considerando che ne partirà una trentina per Renato Sanchez, ce ne rimangono ancora 50 e con 50 milioni, ora sicuramente qualcosa da comprare lo troviamo. Intanto Gabriel Jesus ce lo portiamo a casa ed è il secondo acquisto. Aspettate, non è finita. Renato Sanchez, 26 milioni, c'è da stanziare il budget, prima cosa. E lo stanziamo subito. Facciamo così. Bene. Forse ne abbiamo stanziato anche tanto, ma chi se ne frega. 120, facciamo 120, 4 anni, giocatore per il turnover. Dovrebbe bastare a Renato Sanchez, speriamo. Questo sistemato, forte avvertimento di Danilo, ancora atletico. Facciamo boh, 80 milioni anche più, no, ragazzi, non lo so, tanto boh. Facciamo 80 milioni, chi si è visto si è visto. Se l'Atletico e la Juve ce le danno, bene, se non ce le danno ce lo teniamo noi, abbiamo un problema in meno. Arsenal, motiviamo insomma con la sorta i nostri giocatori e andiamo a vedere a questo punto quant'è Gabriel Jesus. 75 e 75 è una signora riserva. Eh sì, ragazzi, 75 è una signora. Che poi aspetta, no, Origi è la riserva, cioè questo è il terzo attaccante di quelli che giocheranno una volta sì, 47 no, quindi ragazzi meglio di così si muore. Allora, qui torniamo indietro, qui cancelliamo e torniamo indietro e avanziamo, siamo al 24 e c'è anche il colpo Renato Sanchez, boom raga, terzo acquisto per la nostra squadra, incredibile. Li stiamo comprando tutti. Mamma mia, 80 addirittura Renato. Porca miseria, è anche più forte di World Pros. Ed è anche più giovane di Sansone. Quindi, mamma mia, ragazzi, sforniamo top acquisti da tutte le parti. Porca miseria, stiamo veramente comprando tutti noi. Perfetto, perfetto, perfettissimo. Questo chiudiamo e vabbè, vabbè, allora. Se la Juve ci dà 80 milioni per Danilo, ci possiamo scatenare. Quindi, con 40 milioni che abbiamo, i circa 70 che ci arrivano, ragazzi, mamma mia.
possiamo permetterci, penso, il miglior terzino destro, sinistro, quello che viene sulla faccia della terra. Ragazzi, purtroppo ho detto, i terzini sono un po' problematici da ritrovare. E arrangiamoci con Dani Alves, che comunque, ragazzi, arrangiamoci. È un terzino destro fenomenale. E poi anche con Carvajal. Sempre, comunque, anche lui è un buon terzino. Ragazzi, purtroppo sono questi, non ce ne sono di migliori. Il migliore era proprio Danilo. Vabbè, comunque, non sono male, non sono male neppure questi. Ecco, venduto, quindi a questo punto trattiamo per forza per qualcun altro perché con Chambers, ragazzi, non ci gioco, per l'amor di Dio, non ci gioco. Quindi... Carvajal, facciamo 20, 20, 22, vai, perché sono proprio gentile, 22, ma se non accettano, porca miseria, vado da Real Madrid e li prendo tutti a cazzotti. Cosa non accetti? Ma davvero vuoi 36? Ma no, ragazzi, questi stanno sbarullando. Ma che stiamo scherzando? Top 27, ma è un furto 27 milioni. Maremma. Vabbè, questi vabbè, 15 milioni direi sono uno scherzo comunque. Allora, lui ho visto ne valeva 8 e mezzo circa, quindi 10 milioni in teoria dovrebbero anche avanzare comunque. Anche ragazzi, possiamo dargli anche 20, cioè tanto nel senso, non costa niente. Ok, accettato questo, rifiutato quest'altro. Allora, Carvajal, 173 anni, giocatore importante, perché quanto ci avrà? 81, 82? Non lo so, ragazzi, facciamo importante. Per Dani Alves, rifacciamo un'offertina, magari togliamo davvero questi 15 milioni, ma chi se ne frega? E basta. Perfetto. Siamo alla partita contro il City, big match. Simuliamo anche questo big match. Ecco, questa finalmente è una partita difficile da simulare. Skip, pareggio, va bene, ci sta. Comunque, gol di Toni Kroos per il City, gol di Ronaldo per la nostra squadra. Un punto importante, ragazzi, un punto buono. Comunque, ho tutto anche in trasferta, quindi buono, buono. E il Toronto nel club, mi fa piacere. Allora, Xhaka, ce lo chiede il Liverpool. E al Liverpool gli rispondiamo con 50 milioni di euro. Così, se lo vogliono, se lo prendono, se non lo vogliono, ce lo teniamo noi e siamo tutti contenti. Bene, stipendio di Callum Chambers. Ok, no, giustamente lui me l'ha chiesto 62 anni fa, quindi andiamo a sistemarglielo subito. Jones contenta con le pirata. Dani Alves, 170, un anno, giocatore chiave, prima squadra. Per il momento Carvajal può aspettare, perché se Dani Alves dovesse accettare l'offerta, ci prendiamo ovviamente Dani Alves. Allora... ufficio contratti, andiamo da Chambers. Dov'è? Eccolo qua. Quindi 100.000. Oh, poverino. Questo sta male, ragazzi. Però mi tocca dare, no, non accetta. E però ti lascio sporadico, stronzo, perché non te lo meriti. 100.000, fai schifo, ti vuoi 100.000 anche. Insomma. Perfetto. Prendiamoci Dani Alves senza problemi. E ci siamo sistemati anche a destra. Ciao Carvajal, è stato bello trattare per te e poi non prenderti. Bene. E questi non ci danno un euro, quindi proviamo a alzare un po' l'offerta. Facciamo 45 milioni. Comunque non sarebbero male, però si potrebbe fare di meglio. Comunque, Dani Alves. Andiamo subito a buttarlo in campo. Eccolo qua. Chambers lo possiamo rimettere al suo posto. Se ci... Porca miseria, se ce la faccio, ragazzi, perché oggi mi sembra di essere abbastanza impedito. Bene. E anche questo è sistemato. E proseguiamo. E proseguiamo. Siamo al 30, ragazzi. Quindi siamo a fine calciomercato. E il Liverpool non ci dà un euro. Allora, ultima offerta: 42 milioni. Se non accettano 42 milioni, già rimane all'Arsenal, altrimenti si tratta. Allora, guardiamo subito. Abbiamo un'email, quindi Chambers, cosa me ne frega? Volevo sapere di quell'altro. Crowley, ti mando via. Anche se a meno di quanto vale, ti mando via lo stesso perché mi fai schifo. Poraccio, ragazzi. Li ho trattati male tutti i nostri giocatori.
Allora, tre email. Vediamo un po' chi è. Bene, chi se ne frega. Venduto Crowley, perfetto. Allora, Musacchio. No, ecco, no ragazzi. Siccome tanto non lo vendiamo, facciamo così e basta. Akpom a 1.700.000, lo mando via. Ragazzi, però, francamente, a me mi scoccia rimanere con 95 milioni qui e non spenderli. Cioè, allora, rendiamoci un attimo conto. A sinistra siamo ben, messi bene. Vabbè, davanti abbiamo Ronaldo. A destra abbiamo Promes, c'ha 84. Allora, se devo seguire l'overall, andrebbe cambiato. Se devo seguire le statistiche di ciò che ha fatto finora, non lo cambio nemmeno. Porca miseria, se mi danno Messi, perché ragazzi sta facendo il fenomeno. Centrocampo abbiamo questo Vidal molto selvatico che un pochinino mi sta deludendo, però ci può stare. James è un fenomeno, Marchisio è appena arrivato, perfetto. Jordi Alba, fenomeno, Musacchio, fenomeno, Jones, fenomeno, Dani Alves è appena arrivato, check, impossibile cambiarlo. Le riserve vanno tutte bene. Quindi se proprio devo spendere qualche soldo, ragazzi, a sto punto cerco qualche centrocampista, ma la vedo dura, e qualche alla destra, quella si può fare forse. Comunque, vediamo. Ragazzi, allora, a centrocampo ho rispolverato Fabregas, giustamente ragazzi, tanto ho già detto che è un giocatore che mi piace tantissimo. Sarà dura convincerlo a venire da noi. Comunque, come contropartita intanto gli diamo Vidal al Chelsea, più, non lo so, una quindicina di milioni proprio simbolici, giusto per fare questo scambio. E poi, come alla destra, ragazzi, è stata dura. Allora, Gareth Bale, nel caso in cui lo riuscissimo a riportare all'Arsenal, ragazzi, sarebbe boh, il colpaccio veramente del, non lo so, ragazzi, c'è cioè, Neymar, Ronaldo, Bale in attacco, penso faccia paura a tutti. Unica cosa è che come contropartita o gli diamo Chambers. Eh sì, Chamberlain o chi gli diamo, quindi facciamo così. Oxlade-Chamberlain che vale sui 20 milioni più una sessantina. Sperando che gli bastino al Bayern, perché insomma, non lo so. E se no abbiamo Di Maria, che comunque ragazzi è un altro signor giocatore. E per Di Maria possiamo comunque dargli Oxlade-Chamberlain più una 20-30 milioni. Così verrebbe un'offerta da 50, che sicuramente per Di Maria potrebbe essere una cifra giusta. Però prima dobbiamo stanziare il budget, perché se no non abbiamo un soldo per gli stipendi. Quindi per il momento facciamo così. E intanto andiamo avanti. Allora, abbiamo 8 ore per sistemare un po' le situazioni. Partiamo con Origi. No, ragazzi, che palle. Non è possibile. Però sarebbero soldi importanti. Maremma, e come faccio? Come faccio, ragazzi? Bene, se ce lo compro per 40 milioni, glielo vendo. Se no, me lo tengo io e chi si è visto, si è visto. Semplice. Semplicissimo. Chelsea, subito offerta accettata. E questo mi fa piacere tantissimo. 250, 2 anni. Chiave prima squadra. Fabregas, cazzo, convinciti, porca miseria. Bene. Akpom l'abbiamo venduto. Bene, bene, questo mi fa piacere. 250, 2 anni, giocatore che è prima squadra e sarebbe Di Maria. Bale sarà un po' più problematico. Infatti loro ne chiedono 86. 86 ce li abbiamo, ma non ci compriamo un altro giocatore. Però per fare l'accoppiata Bale-Fabregas bisognerebbe alzare al massimo di 13 milioni. Quindi facciamo subito, 73. Se accettano 73, perfetto. Se non accettano 73, praticamente possiamo salutare Bale. Anzi, non è vero, ho detto una stronzata. Sì, ho detto una stronzata, ragazzi, perché se faccio richiedi fondi, probabilmente non ci danno i fondi perché siamo all'ultimo giorno. E da ora a ora non dovrebbero darli. Comunque, proviamo, facciamo 6 milioni. Se ci danno 6 milioni, siamo tutti più contenti. Se non ce li danno, facciamo senza. Comunque, andiamo avanti. 7 ore alla fine del calciomercato, 5 email ancora. Christian Bielik, bene, 1.300.000 che arriva nelle nostre casse, così sono pochi soldi, però per gli stipendi fanno comodo. Fabregas ovviamente ha rifiutato, lo sapevamo tutti. 40 milioni per Origi, dai, ora bisogna cercare anche l'attaccante, però
abbiamo 40 milioni in più e sono tanti. Partiamo subito con Fabregas, facciamogli subito un'ottima offerta per il contratto, 300, 2 anni che è prima squadra. Fabregas, se non vieni mi incazzo, porca miseria, ti vengo a prendere per gli orecchi, ti porto all'Arsenal di forza, porca miseria. Bale, alziamo ancora un po', arriviamo a 80 milioni, sono tanti ragazzi, sono tanti, però ce l'abbiamo attualmente i soldi. De Maria per il momento aspetta un attimo, lì bello tranquillo. E andiamo avanti, 6 euro alla fine del calciomercato. E appena abbiamo preso i soldi per Origi, trattativa interrotta, porca puttana. Minchia raga, trattativa interrotta. Aia, 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 aia. Va bene, va bene, va bene lo stesso. Allora, venduto Bielik. Questo abbiamo sistemato. Fabregas ovviamente non vuol venire. Giaca, ancora Giaca. L'Inter, 45 milioni, vai all'Inter, vai bello, vai all'Inter, vai, grazie, speriamo, ce lo comprino. E facciamo un'offerta per Bale, 275, 2 anni, chiave prima squadra, minchia raga, minchia. E allora, per il momento dobbiamo neanche cercare l'attaccante, per il momento, aspettate, perché non è finita la questione qui, anzi, è appena incominciata. Ok, non ci siamo. Porca miseria, che cazzo si fa ora? Minchia raga, minchia. Ultima chance. Me la gioco così, 40 milioni per Giaca. Sono pochini, non sono tanti. Sarebbe veramente una plusvalenza minima per Giaca, però... Però ragazzi, Bale me lo voglio portare a casa. Porca miseria, davanti Neymar, Bale, Ronaldo. Ma stiamo scherzando, penso sia il migliore attacco del mondo di sempre, della storia dell'esistenza. Quindi va benissimo, cioè va benissimo. Porca miseria, Bale, Ronaldo, Neymar, ragazzi. Questi fanno paura, fanno Questi fanno veramente paura a vederli. Beh, in panchina ovviamente ci va. Porca miseria, Promes fa... Questa sarà la panchina. Bene. E a questo punto siamo perfetto, no ragazzi, perfetto. Ora riuscissimo a portarci a casa anche un Fabregas, a sostituirlo con Vidal. Mamma mia ragazzi, calcio mercato champagne proprio. Dai, dai. Allora, qui fermi tutti. De Maria, ciao. Bene, allora, ci servono i soldi e lo stipendio. E troppa roba in sostanza, comunque. 40 milioni, fermi ragazzi, offerta accettata, mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia. Buoni tutti, buoni, 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 buoni. Abbiamo 3 ore. Venduto già. Laggiù, anche lo starnuto e porca miseria. Gaia. No, 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 ragazzi, io non mi posso mettere a fare troppe trattative strane, mezze incasinate. Allora, ragioniamo. Quanti cavolo di soldi abbiamo? 43 milioni. Allora, considerando che ce ne servono 15 di milioni, facciamo così, e teoricamente penso che con un'offerta da 400.000 si possa portare a casa un Cesc Fabregas, anche perché sarebbe più strano non riuscire a portarla a casa, penso. E facciamo l'offerta così. Buono. E... Ma sapete che c'è, raga? Già che ci siamo... Io farei un'offerta anche per questo grande bomber, visto che mi piace tantissimo anche lui. Facciamo un'offerta anche per Modric, che va anche in scadenza, e lo prendiamo per uno sputo. Diamogli Vidal. Ragazzi, bisogna andare a botta sicura. Vidal più 15 milioni. Proprio bisogna andare a botta sicura, perché non voglio azzardare di non riuscire a portarlo a casa. E con Modric, diciamo che riusciremo ad arginare il problema legato al coso, come si chiama, al fatto che non gioca in una squadra rivale, perché comunque gioca nel Real Madrid, che non è rivale dell'Arsenal. Più o meno l'abbiamo preso in culo da due parti. Bene, allora questo lo rifiutiamo. Il Torino ci chiede Gaia, grande Toro ragazzi, giusto così. Il Real ormai è diventato impossibile trattare, perché ci sono rimaste solo 2 ore. Quindi, a sto punto, offriamo il tutto per tutto a Fabregas.
Ragazzi, chi se ne frega. Se viene bene, se non viene, pazienza. 550, 2 anni, chiave prima squadra. Se lo prendiamo, bene. Se non lo prendiamo, è un cretino lui, perché con un ingaggio da 550.000 euro a settimana, chi cazzo non viene? Porco cane. Rifiutato. Vabbè, ragazzi, c'ha dei problemi mentali, Fabregas, non ci posso fare niente. Mi dispiace, porca, però non essere riuscito a prenderlo. Porca miseria. Comunque va bene lo stesso, non è un problema. Allora, guardiamo un attimo. Ragazzi, chi se ne frega. Langerak vaffanculo, premio torneo, 100... C'è, generosi. Qui finito. Bene, ragazzi, mamma mia che calcio mercato. Sempre frenetico come al solito. Allora, partiamo dal vedere un attimo la rosa. Allora, davanti, vabbè, abbiamo il top del top. Centrocampo, va bene, difesa va bene. Porco cane! Minchia raga, ho fatto una cazzata. E l'ho fatta grossa, l'ho fatta. Accidenta a me a quando ho venduto Giaca. E ora che cacchio ci mettiamo come riserva? Cioè, nel senso, abbiamo Sanchez e Sansone e Ward-Prowse, però un quarto ci faceva comodo. E vabbè, comunque va bene lo stesso, ci arrangiamo con questi. Però, insomma, Giaca era già più di esperienza, aveva 84, insomma, comunque ci arrangiamo con quelli che abbiamo ora. E... però sapete cosa c'è? Visto che i soldi ce li abbiamo, perché poi ragazzi noi alla fine siamo sempre arrivati in fondo senza un euro. Visto che ce l'abbiamo, sfruttiamoli e andiamo a assumere un po' di staff per la primavera. Allora, di buoni qui non ce ne sono tantissimi, a parte questo che non è male. Poi possiamo portarci a casa lui, Paul Kennedy, che non è malissimo, neanche lui. Ha un buon esperienza, non c'è tantissimo, però sì, va bene, dai, Paul Kennedy. E... lui di sicuro c'ha giudizio 5, è tantissimo. Perfetto, ragazzi. Bene, e a questo punto li mandiamo a osservare qualcosa. Cioè, qualcuno, sì, qualcosa, qualcuno. Mark Cameron lo mandiamo in Inghilterra, visto che è inglese, approfittiamo. Durata 9 mesi, a parte no, 6 mesi. Tipo, possiamo mandarlo dotato tecnicamente. Perfetto. Paul Kane dall'Irlanda del Nord lo mandiamo Brasile, Argentina, Bolivia. Argentina, mi ispira così, 6 mesi, dotato tecnicamente, no, basta. Facciamo regista, un centrocampista ci serve. E Umut Tekin, turco, lo mandiamo in Italia, vai. 6 mesi, abbiamo cercato... tutto tecnicamente, a sto punto ragazzi giochiamo forte fisicamente e siamo a posto, vai, aggiudicato così, in cerca di una promessa tutti e tre, perfetto. E allora signori, il video può finire qua, tabellone nella mano, siamo ovviamente sempre primi in campionato, 55 punti, perfetto, perfetto, siamo a più 10 sul Liverpool, quindi benissimo. Guardiamo un attimo anche la situazione in FA Cup, ci hanno rifilato, ah, sti gran cazzi, il Liverpool, niente male, niente niente male, buono. Comunque, prossime partite che saranno contro il Leicester, il West Ham, ecco, è proprio il Liverpool in FA Cup, quindi tre partitine, niente niente male. E niente, ragazzi, direi che il video può finire qua. Io vi chiedo se ti attivare il pollice in su, di iscrivervi al canale, di condividere il video con un bel commento e direi che ci possiamo vedere domani con un nuovo video. Buona!